Allora, questo video finisce così, con un vuoto. Io andrò avanti solamente a leggere le scan, però voleva essere un po' un video per tutte le persone che sono arrivate a leggere qua e sono disperate, ok? Perché io capisco il disturbo mentale di leggere tutto ciò. Quindi, persone, io vi sono vicina, questo video vuole essere per esservi vicina. Questa registrazione la metterò all'inizio del video, anche se in realtà è postuma, di tutto lo scleri vari. Ragazzi, questo video è per voi, per stare tutti vicini insieme in questo momento di grande dolore, ok? Quindi, ragazzi, io vi lascio al video e un grosso bacio a chiunque ha letto tutto ciò e è triste. E se sotto volete commentare barra sclerare, mi raccomando, scriveteci grossissimo, gigantissimo spoiler, così la gente che non ha letto non rischia di farsi nessun tipo di spoiler, appunto. D'accordo? Vi lascio al video. Possiamo piangere? Piangiamo tutti insieme? Chi ha letto questo volume sa. Porca, porca miseria. Va bene, ecco. Ora torniamo un attimo indietro e partiamo con questo video. Allora, a dicembre del 2018 è uscito il 27° volume di Black Butler. Il problema di Black Butler, adesso che vi dico prima di andarvi a dire di che cosa parla, per chi non conoscesse la serie di Black Butler, è che fondamentalmente, visto che siamo in pari con l'uscita in Giappone e quindi con la pubblicazione, insomma, giapponese, esce 2 volte l'anno. Lo fanno uscire sia a dicembre o a gennaio. L'altra uscita invece è in estate, di solito verso agosto. Ora, io ero rimasta indietro, o comunque avevo perso il conto, avevo l'ultimo volume che avevo comprato è il 25, che non vi posso mostrare perché è sotto la videocamera in questo momento. Poi adesso, quando sono andata in fumetteria a gennaio, ho comprato il 27. Quando sono arrivata a casa, cioè anzi quando ho aperto questo, mi sono accorta che c'erano delle cose che io dicevo what? E poi quando sono arrivata a casa mi sono accorta che mancava il volume che era uscito in estate, quindi il 26. Quindi sono andata, quando settimana scorsa sono andata in fumetteria, ho recuperato il 26° volume e poi così per leggerli, perché Black Butler, di cosa parla? La serie di Black Butler ha come protagonisti della storia un maggiordomo e il figlio di una casata molto importante a Londra, ovvero la casata dei Phantomith. In particolare del conte Ciel, il figlio che è rimasto orfano dopo la perdita dei genitori. Non vi andrò a parlare di dettagli di questo strano rapporto molto particolare, soprattutto perché il maggiordomo non è un normale maggiordomo e il conte Ciel non è un normale ragazzino di tipo 14 anni, quanti anni ha. Per cui, ecco. Io non vi lascio scoprire questa storia e che vi invito caldamente e sinceramente a leggere perché è stupenda, disegni meravigliosi. Io c'ho anche un cuscino con la faccia di Sebastian, ovvero il maggiordomo, lui è Sebastian, che è favoloso, bellissimo. Più nello specifico, per dirvi qualcosa in più, per invogliarvi a leggerlo, ecco, la trama parlerà di risolvere dei casi, perché infatti la casata dei Phantomith, quindi quella alla quale appartiene Ciel, il nostro protagonista, si occupa, diciamo, è conosciuta come essere la casata dei cani della regina. Infatti loro andranno a svolgere indagini segrete di casi particolari, di omicidi o comunque indagini, che gli verranno assegnati dalla regina d'Inghilterra. Appunto, i volumi quindi si vanno a strutturare sono tipo, quindi la serie è composta da tanti miniserie, ok? Che si raggruppano per caso. Quindi, ad esempio, c'è un'indagine in corso che dura 4-5 volumi e via così, ok? All'inizio erano più semplici, poi man mano che si va avanti con la storia diventano sempre più complesse. Quindi, quando io sono andata a... Quindi tutto ciò per invogliarvi a leggere questo manga. In questi primi secondi di video io tutto ciò
perché ho detto, visto che ho bisogno di sclerarci con le persone che lo leggono, per cui adesso io, persone che voi non avete letto, vi saluto. Prima di salutarvi, vi mostro un attimo i bellissimi disegni di questa serie. Lei è bravissima, eh? Yana Tobosa si chiama? Yana Tobosa. Insomma, i disegni sono favolosi. Vediamo se trovo qualcosa di figo. Ok. Per farvi un'idea, adesso vediamo se trovo Ciel e Sebastian. Ok, allora. Cerchiamoli i momenti non troppo spoilerosi, perché adesso non riesco a recuperarvi i volumi in alto. Vabbè, ok, momento un po' mini. Ciel, Sebastian, ok, maggiordomo e conte. Vi stavo dicendo, tutto ciò è scaturito dal fatto che io appunto ho iniziato a leggere gli ultimi volumi che avevo. Perché vi dicevo 3-4 volumi più o meno a serie, mi ricordavo che questo volume qua, il 23, era l'inizio di una serie particolare dove c'era appunto qualcosa a che fare con gli astri, quindi con i segni zodiacali, le costellazioni, eccetera. Mi ricordavo in particolare lui perché guardate quanto era carino, ok? Quindi mi ricordavo lui, ho detto vabbè, riprendo a prendere la saga da qua. Quindi mi sono rilassata in questi 2 giorni, il 23, il 24, il 25, quelli sotto, quindi non vi posso mostrare. E adesso stavo leggendo questo per giungere al 27, l'ultimo uscito. Ora, persone che non avete letto Black Butler, vi invito caldamente ad andare immediatamente a recuperarvelo, a leggervelo, a sclerare per la storia bellissima che è. Sto cercando di rimandare, ma sono qui in questo momento perché ho bisogno di sclerare su quello che è successo in questo volume qua. Quindi persone che non avete letto Black Butler, andatelo a fare e poi tornate in questo video perché ne avrete assolutamente bisogno. E adesso passiamo alla parte di sfogo, ne ho assolutamente bisogno, quindi davvero io adesso andrò a mostrare proprio delle parti del fumetto. Quindi se non avete letto almeno questo volume qua, ciao. Se non volete spoiler, se vi interessa la serie, ciao, 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 ciao. Dico davvero ciao, adesso io scompaio, ricompaio e poi faccio spoiler, quindi ciao persona, attenzione. Allora, cioè, non era mai successo in Black Battle che morisse qualcuno così, ok? Non era mai successo. Quando c'era la serie del circo, c'erano stati tanti morti, però erano morti, diciamo, superficiali, perché comunque ti eri attaccato, ma non abbastanza ai personaggi. Così, perché comunque li avevi conosciuti soltanto da qualche volume e poi questi erano schiattati. Qui invece, cioè ora, come cazzo fai a farmi una cosa del genere e a pretendere che io non stia di merda? Ora, cioè, tu, Tobosa Yana. Allora, io ancora non ho finito di leggere questo volume, andrà avanti lo sclero nella lettura di tutto ciò, però ragazzi che sofferenza, mio Dio, non voglio. Adesso è arrivato anche Grey, come cazzo si chiama, è arrivato insomma il demone della morte, non vaffanculo, no ragazzi, no, cioè. No, perché poi nel volume prima di questo c'era, cioè proprio i 3 secondi prima che il 25esimo volume finisse, pare che si scoprirà subito, perché io quando ho acquistato il 27, prima vi dicevo che ho visto delle cose che non avevo riconosciuto, cose brutte riguardanti Ciel. Quindi ho detto no, fermi tutti, o non mi ricordo, o mi manca qualcosa, infatti poi mi sono subito accorta che mancava il 26esimo volume. Infatti poco prima che tutto andasse a puttana, c'è stato un momento bellissimo fra Agni e il nobile Soma. Prima di quel momento, Agni, lui, quello che muore, che aveva trovato un pezzo di quella benedetta foto che aveva mostrato il giornalista, sai che cos'è? Sicuramente adesso si andrà a scoprire, io lo so, perché mi sono fatta, perché io so che adesso si andrà nel passato di Ciel, che ancora si era visto ma non si era visto del tutto per bene, quindi ragazzi io non vedo l'ora, so già che starò da cani. Ci rivediamo tra, per voi un attimo, per me
forse una mezz'oretta di fine lettura di questo volume, poi forse anche meno, dipende quanto ci sclero sopra. Aiuto, aiuto, aiuto. Cosa? Cosa? Qualcuno mi aiuta? Venga a strapparmi i capelli perché da sola non ce la faccio. Aiuto. Due Ciel. Cioè neanche nei peggio sogni di Sebastian potrebbero esserci due Ciel. Se viene fuori una cosa tipo gemello disperso nascosto, vi giuro, mando a fanculo tutto e butto i volumi fuori dalla finestra. Il gemello disperso, no. Un demone che si finge, gemello disperso, no. No. E gemelli fu. Questa cosa non mi piace per niente, ve lo dico, questa cosa non mi piace per niente. Ecco. Ho finito di leggere il 26. Quindi adesso mi accingo a leggere il 27. Sarà tutto sul passato. Ovviamente di Ciel. Vaffanculo. 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 Io non so davvero se essere preoccupata per questa faccenda dei gemelli. Adesso voglio vedere cosa ne esce prima di esprimermi, perché mi sembra un po' una gran cazzata. Va bene, posso dirlo? Ecco, non era quello che mi aspettavo. L'inizio del disagio voleva essere sulla morte di Agni, di questo volume, non del gemello prima perso e poi tornato di Ciel. Cosa? 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 Sono molto confusa, anche perché questo è l'ultimo volume prima di quello che dovrà uscire quest'estate. Quindi, cavolo, cavolo, cavolo. Adesso leggo, poi ci ragioniamo per bene. Sì. Ecco. Oh mio Dio, l'ha scritta sul muro. E questo, e qui, aiuto. No ragazzi, non potete capire, questa cosa mi ricorda troppo una cosa di Criminal Minds. Oddio. No, sono traumatizzata, ho bisogno del gatto. Oh mio Dio, ragazzi, come si fa? No, 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 non potete capire. A me quell'episodio di Criminal Minds mi ha tipo traumatizzata. Oddio, ma che poi... Non mi ricorda troppo perché, cioè, anch'io... Oddio, basta, ci rivediamo fra un pochino. Io non mi ho. Perché è ancora vivo quello? Perché? Cioè, era morto? Era morto? Era morto? Era morto? Quindi perché? Perché poi è stato lui, è stato il gemello di merda ad ammazzare... come si chiama? Agni. Quindi... Mi girano le balle, perché deve fare una cosa del genere? Perché ce la consiglia? Perché adesso è... Ecco. Cosa? Che come? Come è stato Ciel a desiderare? Cosa? Cosa? Come? No ragazzi, no, fatemi sclerare. Oh mio Dio. No, cioè, ma scusami. Cioè, hanno fatto vedere quando il fratello muore, ok, perché viene pugnalato da quello stronzo. E facendo ciò, prima in te si viene invocato Sebastian, ma in realtà Sebastian stava, cioè, che Sebastian, qua sarebbe il diavolo. Voleva essere tipo evocato dai tizi della setta. È vero, cioè non è che è stato Ciel, perché non mi torna, aiuto. Che disagio ragazzi, che disagio, non mi torna un cazzo. Allora,
Allora, non mi torna cosa, perché c'è Sebastian, che quando compare in realtà ancora è diavolo, ancora non è Sebastian, perché Sebastian al momento è quel cane. Aiuto, aiuto, aiuto. Perché allora, Sebastian dice che è stato Ciel a evocarlo e causando così la morte del fratello, il sacrificio del fratello, ma no, perché erano i tipi lì intorno che volevano invocare il diavolo. In realtà non è il diavolo, perché volevano invocare il robo delle tentazioni, come l'hanno chiamato, insomma, vabbè. Che hanno ammazzato per il sacrificio, per questo demone che volevano invocare, che hanno ammazzato il fratello, e è successivamente la morte del fratello che per rancore Ciel fa sì che invoca così Sebastian. Però cioè, avrò capito bene, va bene, ok. Andiamo avanti, va. Ecco, il patto nell'occhio, ragazzi. Wow, che momento. Che momento, ragazzi. Già del Dio. Dio. Ok, Sebastian, però io voglio vedere il momento dove si è al prendere l'anello. Dov'è? Dov'è? Ancora deve succedere. Cazzo, stanno facendo tutto il disagio, ragazzi. Aiuto, aiuto. Ier faceva, aveva tirato su, aveva ricreato tipo i morti, li faceva tornare in vita, tipo zombie. Non è che il fratello di Ciel è tipo una cosa in stile Undertaker. Ok, questa è la mia idea, non so se è giusto, non so se è sbagliata, devo ancora finire il 27° volume, ma stavo leggendo piano piano e mi è venuto questo flash. Perché se è così, perché a me Teher è da un po', a parte da un po' che non si vede quel birbancello bellissimo che lo stradoro, però lui di fatto è cattivo, si è intuito che lui è cattivo in quella serie lì. E poi piano piano ogni tanto ritornano riferimenti a quella serie là. Quindi ora, visto che il fratello di Ciel è cazzo, è morto, perché qui è morto, ok? E Sebastian non può riportarlo in vita, l'abbiamo già appurato, gli ha detto fin da subito lui non può. L'unico modo che al momento conosciamo che lui potrebbe essere vivo e quindi in questo momento sulle scale e quindi aver ucciso Annie è il fatto che Undertaker gli ha fatto quell'operazione in stile zombie e l'ha resuscitato. Ecco. Sì, vedete che è sclero, che mando audio a Google a questa mia amica, perché lei lo sa, ci siamo beccate in fumetteria quando io stavo comprando il 26° volume e lei mi fa oddio povera, e allora mi ha detto vai a scrivermi quando leggerai perché ne avrei bisogno. Sì carissima, me ne sto accorgendo che ne ho bisogno, me ne sto accorgendo. Adesso ecco, andiamo avanti, finiamo. Sta per prendere l'anello. Tutto ok. No ragazzi, ma è una cosa che non ho capito, si chiamavano entrambi Ciel? No ragazzi, fermi tutti, che guarda. Allora fatemi vedere. Comunque adesso vado a leggermi tutte le scanne, vaffanculo. Eccolo, lo sapevo. Quello non è stato di certo l'inizio, eccoci. Lo sapevo che c'entra Undertaker, lo sapevo. Bellissimo, stupendo, meraviglioso, uno, oh mio Dio. No, ho capito, si chiamavano entrambi Ciel, perché allora l'ultimo ragionamento finale è Sebastian dice vi rinnovo le mie congratulazioni Conte Ciel Phantomiv. Oh, accidenti, non devo mentirvi, è vero. E Ciel, è giusto non chiamarmi mai più per nome. Io sono il Conte Ciel Phantomiv. What? Non chiamarmi più per nome, lo aveva chiamato Ciel, quindi si chiamavano entrambi Ciel. È un dubbio che mi è venuto quando fanno vedere il passato, quando sono ancora tutti vivi, belli e vegeti, era qui. Boh, insomma, il momento del loro compleanno, quando si scambiano quei cosini, aprono nel volume 26. Dov'è? Come è? 26? Madonna, sto impazzendo. È il momento in cui aprono
che il giorno del loro compleanno loro aprono l'affare dove dentro c'è tipo, ecco vedi, qui in queste pagine qua loro aprono il cofanettino dove c'è scritto due figurine a forma di coniglio. Eccolo sulla cella, che carino, ah giusto, buon compleanno, auguri anche a te Ciel. A me in questo momento ho detto, non è che si chiamano entrambi Ciel, what? Perché fino a questo momento era stato chiaro, però qui non si capisce esattamente chi è chi dei due, ok? Però quella lì è, perché quella a letto deve essere il nostro Ciel che ha preso il posto del Ciel vero, ok? Perché quella a letto è quello deboluccio, quello che noi conosciamo lui, ok? Quello figo, quello vivo, deve essere quello a letto, quello debole. Quindi l'altro, a logica, gli dice anche a te Ciel. Quindi capite che siamo entrambi Ciel. Vabbè, comunque stavo bellissimo. A me mi dispiace che questo video sia arrivato tardi per tutti voi che avete dovuto leggere questa cosa senza qualcuno che vi sclerasse insieme. Ma adesso c'è anche questo video. Ecco. Ok, il video finisce assolutamente così. Così che io sono sconvolta. Andrò sicuramente avanti a leggerlo, ma adesso basta. Per oggi è stata sufficienza. Vedrò se stasera mi leggerò le scan, perché la mia amica mi ha detto: guarda, le scan, c'è stato un po' un plot twist assurdo, non ho capito se si riferiva a questa faccenda dei gemelli, ma lei mi ha detto che questa cosa dei gemelli l'autrice la stava pensando fin da sempre. Mi ha detto che c'erano anche indizi nel corso della storia relativa al fatto dei gemelli. Io sinceramente non me li ricordo, sarà perché l'ho letta troppo spezzettata, ma questi indizi no. Se voi invece sapete gli indizi e voi c'eravate arrivati prima di questo momento che erano gemelli, fatemelo sapere qua sotto, mi raccomando, scrivendoci in modo enorme spoiler, e soprattutto fatemi sapere cosa ne pensate di questa faccenda dei gemelli. Io allora devo ammettere che è stato molto figo, cioè il momento dove delineano tutto il contratto, bello, e poi più chiarezza su cosa era successo mi è piaciuto. Però la faccenda dei gemelli adesso voglio vedere come la sfrutta essendo tornato, perché il mio problema col gemello non è che c'è stato un gemello nel passato, ma che sia tornato. Quindi lì per lì ero incazzata perché lui era tornato. Però se la mia ipotesi della faccenda del Taker potrebbe piacermi particolarmente, quindi non vedo l'ora, assolutamente l'ora di andare avanti, ragazzi, mamma mia che bello, fatemi sapere le vostre teorie, cose eccetera, e niente, ciao, un grosso bacio a tutti voi che siete arrivati fino a qui e che quindi avete letto Black Butler.